Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, proviamo per la prima volta Subway. Fatemi sapere giù nei commenti se voi l'avete mai provato. Io sinceramente mai, ed anzi ho scoperto da pochissimo che c'è a Roma, tant'è che quando siamo andati a Parigi avevo detto a Christian che mi sarebbe piaciuto andarci e poi invece abbiamo scoperto che ce l'avevamo vicino casa. Subway, per chi non lo conoscesse, è una sorta di paninoteca fast food dove voi potete scegliere tra quattro tipologie di pane, svariate salse e quello che volete andare a mettere all'interno. Io ho scelto come carni pollo teriyaki e costolette di maiale, ovviamente risossate. Come farcitura ho fatto mettere insalata, pomodori, jalapenos, ovviamente, cetriolini, come se non ci fosse un domani. Ho trovato il mio tempio. Hanno messo un cetriolino ogni millimetro. Wow! Oddio, mi vedo l'ora di mangiarlo! Cipolla rossa e penso basta. Come salse ho scelto la senape al miele e una all'abanero. I panini sono uno origano e formaggio, l'altro ai semi. Da Subway potete scegliere se prendere il panino da 15 cm o da 30. All'idea di immaginarmi un panino da 15 cm ho detto che ci fai. In realtà per quanto lo farciscono sarebbe anche sufficiente se non avete troppa fame. Speriamo di riuscire a finirli. Sono andata a pesare i due panini e sapete quanto pesano? 1,50 kg. Considerate che ho speso poco meno di 20 euro prendendo due menù che comprendono questi due panini, due bibite. Christian ha voluto la 7-Up, per me Pepsi Max gusto zero. E poi come contorni non hanno patatine fritte, forse questa è l'unica pecca, anche perché mi sarebbe troppo piaciuto avere delle patatine con sopra tutte quelle salse che ti mettono loro, sarei impazzita. Però potete scegliere se optare per un pacchetto di patatine oppure per un cookie. Visto che ho preso due menù, secondo voi quale sarà stata la mia scelta? Ovviamente uno e uno. Se avete visto il video in cui assaggio la Tokyo Treat, vi lascio sempre qui il video per andarlo a recuperare, saprete che sono impazzita per le Doritos. Infatti la prima cosa che ho notato appena entrata da Subway sono state proprio le Doritos. Queste sono gusto Tex-Mex, c'erano solo loro, quindi le proveremo. Ed ovviamente il cookie l'ho scelto Double Chocolate. Adesso do a Christian quello che gli spetta di diritto, perché ebbene sì, non andrò a mangiare entrambi i panini. Andiamo ad assaggiare e a scoprire come saranno questi panini. Non so da quale partire, questo piede puzza, deve andare via. Ok, il destino ha scelto per me. Ma questo è molto più pieno, quindi andrò a mangiare questo. Il destino non ha più. Ma anche questo è molto pieno, vabbè. Ma il mio nuovo fast food preferito! No vabbè, ma questa è un'altra challenge piccante. Ma che ve lo dico a fare? Questo è il paradiso dei cetriolini, ragazzi. Altro che non me li mangio tutti e due. Quello che sto mangiando adesso è con le costolette di maiale. Si sciolgono in bocca, non lo direste minimamente. In estasi, non lo avrei mai detto. Wow, uffa, ma io me l'aspettavo tipo gusto cheese. Non so perché, perché la confezione era arancione, invece sono Tex-Mex. Sanno giusto un po' di origano. Non le mangio, se no rischio di rovinarmi l'appetito quando ho questi panini. Non so se andare a mordere anche il pollo per far la prova, direi di sì. Il pane è buonissimo.
perché come vi dicevo prima sembra un panino all'olio. Però con meno mollica. Fra i due molto meglio le costolette. Ma voi ci potete credere? Non mi sbrodolo durante tutta la settimana, quando vedo Christian mi sbrodolo? Amore, io mi inizierei a fare due domande. Comunque quello con il pollo a confronto è niente. Se doveste capitare da Subway, provate esattamente questo abbinamento. Ovviamente se vi piace il piccante, vi piacciono i cetriolini. La salsa teriyaki non si sente minimamente. Il pollo ha quel sapore troppo di pollo. Non so come spiegarvi. A volte sia il tacchino che il pollo hanno dei sapori troppo forti. A volte no. Non so il perché, però. Sono ad un bivio. La decisione è: mangio quello con le costolette, rischiando di avere ancora appetito e quindi di concludere il pasto con quello al pollo che non mi piace, cioè che mi piace di meno, oppure mangio prima quello al pollo rischiando poi di saziarmi e quindi di non riuscire a mangiare quello che mi piace di più. Io vado di costolette perché già mi sento un po' sazia e non vorrei minimamente...10 a 0. Ho capito una cosa, inizio a non sopportare più i cibi che sono difficili da mangiare e che ti colano dappertutto. Diventa uno stress mangiare. Altre mie ossessioni. Ha ragione Christian che ha detto, magari mangiato sul momento acquista ancora più punti. Già così è eccezionale, davvero. Il maiale ha la consistenza quasi di una salsiccia. Ha esattamente quella consistenza sotto i denti. Però è tanta roba. Un panino da 15. Secondo me è più che sufficiente. Anche perché considerate, facendo il conto, se i due panini interi pesavano 1,250 kg, vuol dire che metà panino pesa 3 arti. Quindi è tanta roba. Il costo dei panini singoli invece era di 3,50 per alcuni tipi di carne e 4,50 per altre. Prendendo il panino da 30 dovete calcolare 3 euro in più rispetto al tipo di carne che andrete a scegliere, mentre con il menù aggiungete altri 2 euro. Io do altri 2 morsi di questo, penso, non lo so. Mm.
Quello con il pollo è buono, solo che sembra di mangiare del pollo bollito, molto leggero. Quindi se cercate un sapore un po' meno aggressivo, anche se le costolette di maiale non è che avessero questo sapore che ti stanca, anzi molto delicate, buone, morbidissime, goduriose. Secondo me sono le migliori tra le due scelte naturalmente. Se volete altri video da Subway proveremo nuovi tipi di carne, quindi mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che arriveranno e soprattutto fatemi sapere giù nei commenti se volete magari una sfida contro Pans. ASMR crunchy. A proposito, se non doveste seguire i miei vlogmas, male, perché io non mangio e basta, faccio anche i vlogmas e sono bellissimi, quindi andateli a seguire, vi lascio qui la playlist. Se li aveste visti, avreste scoperto che mi è arrivato il Blue Yeti. Sì, è passato Babbo Natale in anticipo, me l'ha portato e questo vuol dire che potrò iniziare a fare gli ASMR. Queste Doritos non mi hanno entusiasmata affatto. Non pensiamo al passato, guardiamo avanti verso il futuro. Ragazzi, ditemi se questo non è disturbo. Boh. Ricorda il cioccolato interno delle Smarties, esattamente quello. Ragazzi, bocciatissimi i contorni, mi dispiace, le Doritos, gnè, e questo cookie. Io non capisco perché con i mukbang partiamo sempre in quinta e finiamo in retromarcia. In conclusione, Subway mi è piaciuto, mi piace l'idea che ti puoi scegliere tu la roba e sono troppo curiosa di provare il petto di tacchino fatto ad affettato. Secondo me ci sta troppo bene insieme ai cetriolini, al pomodoro, all'insalata. Ecco, magari la prossima volta lo farei più semplice, senza gli jalapenos. Insomma, farei una cosa totalmente diversa. Per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!